Buongiorno a tutti i guardiani, io sono Shark, spero che inizierete a seguire un po' di più chi guarderà questi video, il mio canale per sapere delle novità, delle guide, degli eventi, di tutto quello che succederà nel mondo di Destiny 2. In realtà io non sto mettendo nessun video se non quelli, che sono avvenuti dopo il 18, che c'è stata la live di Destiny 2, quindi la presentazione di Destiny 2. Io sono un giocatore PC, ma credo si sappia anche dai titoli, e che di conseguenza non sono un esperto di Destiny perché non ho potuto giocare al primo capitolo. Detto ciò, le notizie che vi vengo a portare sul canale sono notizie normalmente prese da community, da siti che ne sanno molto di più di me. In questo caso non ne sto mettendo perché non ci sono realmente delle notizie vere e proprie. Non posso neanche farvi le guide delle varie sottoclassi che hanno presentato la live perché, prima di tutto, non ne so nulla. Seconda cosa, sono ancora tutte speculazioni, considerando che mancano 3 mesi all'uscita del gioco e che ci saranno, prima di tutto, due beta, una closed e una open, prima dell'uscita del gioco. Quindi sapete com'è, non mi sento in grado di darvi altre notizie. C'è chi mi ha già detto smetti perché i canali di Destiny 2 sono troppi, forse non ha capito che io li faccio per il gusto di farli, ma soprattutto per il gusto di spiegare agli utenti come me, che magari si approcciano ai giochi e che vogliono saperne di più, le guide e tutto il resto che normalmente su YouTube sfortunatamente non ci sono. O per meglio dire, ci sono le guide per i pro dove normalmente non vengono mai spiegati del tutto come funzionano. News, una piccola newsettina in realtà c'è, che non arriva direttamente da Bungie, ma arriva direttamente da Blizzard. Come tutti sappiamo, Blizzard ha in mano il controllo della community di Destiny 2 e che Destiny 2 sarà presente come unico titolo di terze parti sul Battle.net. Battle.net è il programma che potete scaricare tranquillamente dopo esservi fatto un account di Blizzard, dove da lì si scaricano i giochi come World of Warcraft, come Overwatch, Heroes of the Storm, Hearthstone e Diablo 3 e StarCraft 2, dove si potrà comprare Destiny 2. Appunto per questo, Blizzard ha annunciato che, essendo che World of Warcraft ci sono le microtransazioni, cioè si può scambiare l'oro di gioco per soldi veri direttamente sull'account Blizzard, quindi non si possono ritirare sulla propria carta, ma vanno sull'account Blizzard, chiunque abbia dell'oro in avanzo che ha già scambiato e quindi ha già soldi sull'account Blizzard, sappiate che potrà comprare Destiny 2. Scusate, c'è un po' di raffreddore. Questa è una notizia che probabilmente passerà in secondo piano, ma che secondo me invece è una notizia da prendere veramente sul serio, perché le motivazioni sono due. Prima di tutto si va a intaccare la community di World of Warcraft, che credo sia la community più grande del mondo, e seconda cosa, si potranno e si porteranno giocatori direttamente da World of Warcraft su Destiny 2. Questo aumenterà i ranghi e le file dei giocatori su PC, si spera, almeno questo credo sia lo scopo di Blizzard, in cui che passeranno probabilmente da World of Warcraft e arriveranno su Destiny 2. Questo proprio perché potranno comprarsi la copia gratuita direttamente dal Battle.net, utilizzando le ore di gioco fatte su World of Warcraft per quello scopo. Secondo me è una grande notizia. Blizzard, come sempre, non delude mai, perché è Blizzard. Non c'è in realtà molto altro da dire. Se avete World of Warcraft o se state giocando a World of Warcraft, vi aspettiamo su Destiny 2. Per chi invece vuole prendersi Destiny 2 direttamente, vi aspettiamo su Destiny 2 lo stesso. Se per caso non conoscete questo titolo o ne volete informazioni,
iscrivetevi alle diverse community che ci sono su Facebook, o comunque seguite i siti specializzati come sto facendo io, o se no, seguite direttamente il mio canale. Io appena avrò news certe e confermate, verrò qua a darvele e appena usciranno le beta e il gioco in sé, vi farò tutte le guide del caso da newbo a newbie, proprio per imparare a giocare a Destiny 2. L'ultima piccola news che in realtà è uscita, che è una risposta Bungie a molte perplessità, è che essendo il gioco in 4K nativo per il PC, si pensava che dovesse avere una richiesta hardware altissima. In realtà Bungie ha già dichiarato e ha già risposto che noi giocatori di PC possiamo stare tranquilli che anche chi non ha un hardware tremendamente aggiornato, come me, per esempio, io ho soltanto una 970 come scheda grafica, potrà giocare senza problemi a Destiny 2. Probabilmente a settembre-ottobre io cambierò il computer e quindi arriverò ad avere il 4K nativo senza alcun problema, considerando che dovrebbe arrivarmi la 1080 Ti. Per il resto, comunque, il video è un videino molto corto, si chiude qua. Ci vediamo al prossimo, sperando che sia entro breve. Con questo è tutto. Ciao a tutti ragazzi.